comunale, articolo 40,2 del decreto legge 267/2000. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che, successivamente alla convalida degli eletti, al quale si è provveduto con l'altra deliberazione in data odierna, il sindaco comunica, ai sensi dell'articolo 46,2 del sul richiamato decreto legge 267/2000, che con decreto numero 16 del 23 giugno 2009, protocollo numero 36227, ha nominato la giunta comunale che risulta così composta: Bogani Gianluca, vice sindaco, con delega all'urbanistica e edilizia privata, Parco Bruno Torto Villoresi. Rossone Livia Capia, assessore al bilancio, tributi e pari opportunità. Salgaro Angelo, assessore dei lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, patrimonio pubblico. Bravo. Di Mario Giovanni, assessore all'organizzazione personale, servizi di supporto all'organizzazione, programmazione, controllo e qualità, servizi democratici e cimiteriali, aziende partecipate, polizia locale, protezione civile, viabilità, commercio e spazi pubblicitari. Donello Andrea, assessore all'ecologia, educazione ambientale, verde pubblico, parchi urbani, servizi di igiene pubblica, trasporti, reti idriche, fognarie e tecnologiche. Tagliabue Rodolfo, assessore alle attività culturali, di identità locale, eventi, scuole e messe scolastiche. Permettetemi di dire due parole. Sono profondamente fiero e orgoglioso di questa giunta che ho nominato, perché c'è un passaggio che vi voglio raccontare, al quale ci tengo in maniera particolare. Vedete, quando si assume un incarico come il mio, quello di essere il sindaco della mia città, si sente una forte responsabilità, e quando si danno delle deleghe per fare gli assessori, immagino che si senta la stessa responsabilità. La cosa che mi ha fatto più piacere, sia da parte di giovani assessori, che da parte di persone un po' più esperte, che magari avevano già un'esperienza, e che le prime parole sono state delle parole di approccio, di grande servizio a quello che andavano a fare. Ecco, io vi ringrazio profondamente per quello che mi avete detto, perché avete colto in pieno qual è il mio mandato. Il mio mandato è quello di servire la mia comunità, e quando ho sentito da voi le stesse parole, quando vi ho dato questo incarico, mi sono sentito profondamente orgoglioso e fiero di voi, quindi vi ringrazio. A questo punto passiamo al prossimo punto previsto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, l'elezione Commissione Elettorale Comunale. Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR numero 223 del 1967 e successive modifiche. Richiamate le seguenti